Due triple, una dentro e l'altra fuori dal campo. La prima per scrivere la storia della Scandone, la seconda per salvarla. Il 25 maggio 2000 Claudio Capone realizzò quella che regalò la promozione in Serie A. Lo scorso martedì sera Gianluca Festa ha messo a segno quella virtuale, ma non meno importante, pagando i 20.000 euro necessari a perfezionare la domanda di iscrizione in Serie B della Scandone stessa, che ha dilapidato il patrimonio rappresentato dalla massima serie per effetto della crisi della Sidigas. E Capone non può allora che ripartire dal gesto del suo ex compagno di squadra, ora sindaco di Avellino, nel commentare le ore concitate che i tifosi biancoverdi e il suo amato lupo stanno attraversando. Sui sentimenti di Gianluca verso la Scandone non sono io a scoprirlo. È riuscito sicuramente con questo gesto a far capire che la Scandone non morirà, che la Scandone esiste e sarà sempre presente. Non possiamo che elogiare Gianluca per quello che ha fatto. Poi un messaggio chiaro e netto rivolto al futuro del club. Il segreto per rinascere e ritrovare la dimensione di una società a misura d'uomo, animata innanzitutto da valori e passione, che non dimentichi più la sua reale dimensione, rendendola di nuovo punto di forza. Rinascere significa non programmare chissà quali risultati. Rinascere significa ritrovare persone che abbiano a cuore la Scandone, che casomai si fanno anche una passeggiata sul corso. È importantissimo, perché comunque la Scandone è nata sotto questi aspetti. Se a livello economico tu non sei pronto, non devi fare il passo più lungo della gamba. In attesa che la LNP e il Consiglio federale si esprimano sull'istanza di partecipazione della Scandone al terzo campionato nazionale, la chiusura di Capone è tutta racchiusa in questo incoraggiamento. I tifosi della Scandone so che stanno passando un bruttissimo momento, un dispiacere enorme. Io sarò con loro anche se sarò a 1000 chilometri di distanza.